120 minuti su Stazione 41 con Angelica Malvatani. Allora andiamo avanti con le nostre storie. Michela, è una mattinata piena di bella, belle persone. Bellissima, ho conosciuto già un sacco di gente e siamo già qui pronte con la matita e il foglio a disegnare. E adesso vediamo che ne pensa una persona che forse già ha gli strumenti per capire che c'è qualcosa che non va. La nostra, una nostra cara amica Cristina Marinelli, psicoterapeuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, grazie Angelica. Davvero per essere qui con noi. Anche tu sei un ospite di Raffaella Ramini, eppure sì, sì. Raffaella Ramini. Però è proprio la latitante. È latitante. Ti accontenti della nostra compagnia? Indubbiamente. Siamo felici. Indubbiamente. Siamo veramente felici di conoscerti. Noi ti abbiamo chiamato perché abbiamo bisogno di riflettere un attimo su quello che sta succedendo. Adesso entriamo un pochettino in una parentesi un po' più seria, perché siamo genitori, siamo comunque, abbiamo un mondo da vivere ed è un mondo abbastanza complicato. Tu lavori tanto con i ragazzi, lavori con i bambini nelle scuole, sì. Come stanno i nostri ragazzi in questo momento storico? Questa è una domandona. Da 100.000 punti. Questa è una grande domandona. Sì, lavoro molto nelle scuole e se inizialmente, ecco, tutte le attività proposte all'interno dei progetti di psicologia scolastica, all'interno delle ISCRE, delle medie e attualmente anche all'interno delle superiori, si rifacevano un po' un panorama che vedeva principalmente lo sportello ascolto, no? Il classico, il vecchio, dice. Sì, il vecchio CIC dove chi voleva chiedeva, si prenotava, d'altronde è nata così anche il mio interessamento per la psicologia. E quindi andava a farsi questa famosa chiacchierata con lo psicologo. Ad oggi diciamo che anche i contesti nei quali i ragazzi stanno crescendo hanno esigenza di cambiare un po' modalità rispetto all'approccio con il quale poi aiutare o poter capire e comprendere quelle che possono essere le difficoltà nelle quali oggi i ragazzi sono proprio immersi. Quindi io nello specifico mi occupo principalmente di lavorare all'interno dei gruppi classe, quindi lavoro nel gruppo, dove per gruppo classe non è inteso solo il gruppo dei ragazzi, ma nel gruppo è inteso anche la presenza e il lavoro con i docenti, corpo docente e con i genitori, perché creare una rete è fondamentale al fine proprio di permettere quel contesto contenitivo che ad oggi al ragazzo serve e di cui proprio ha esigenza. E un sistema di regole, insomma, sì, di regole, di contenimento, sì, che ci sta sfuggendo. Di solito quando inizialmente organizziamo l'incontro iniziale con i genitori, faccio sempre questa metafora: dovete considerare una cosa che è fondamentale, un bambino è come un fiume, un bambino è anche un ragazzo. La famiglia e la scuola sono i due argini. Voi sapete che un fiume ha esigenza di arrivare al mare. Perché se no fai disastri, esatto, a destra e a sinistra. Esatto, e questa possibilità la ha solo se gli argini reggono in maniera alquanto solida, proprio per questo accompagnamento che è fondamentale. Naturalmente se uno dei due argini crolla, certo. Si va lo straripamento è inevitabile, certo. Inevitabile, quindi creare questa rete che purtroppo ad oggi manca in questo nostro attuale contesto di continua svalutazione dell'adulto in generale, dopo che sia genitore, che sia insegnante, non aiuta. E poi troppo di spesso certo, insegnanti e genitori sono l'uno contro l'altro armati. Purtroppo sì, sono stati i genitori che hanno picchiato e gli insegnanti che hanno osato rimproverare. Ma l'ultima, guarda, recente, leggevo proprio ieri, un papà e una mamma sono andati a contestare gli insegnanti perché invece di dare 10 al figlio ha dato il 9. Ecco, quindi stiamo scherzando. I livelli sono questi, ma a me la cosa più preoccupante, a parte il 10 che è un voto che io abolirei proprio perché crea delle aspettative talmente elevate negli adulti, in particolar modo nei ragazzi, che non permettono proprio, non danno la possibilità al ragazzo di sperimentarsi in quelle che sono effettivamente le sue capacità e di conseguenza sviluppare anche aree corticali e cerebrali che servono proprio per affrontare il quotidiano, no? Riprendendo da questo, ecco, la possibilità invece per un ragazzo di potersi esprimere liberamente dopo che sia un 6, un 7, un 8, tu ma raggiungere comunque, esatto, quelle capacità
purtroppo il sistema degli adulti, io quando parlo del sistema degli adulti faccio riferimento ad oggi a tutti gli adulti, sia che siamo genitori, sia che siamo educatori, sia che siamo insegnanti, sia che siamo anche operatori sportivi, perché certo, non sono esonerati assolutamente gli istruttori dei vari sport che lavorano in particolar modo con i bambini. Dobbiamo proprio tenere a mente degli aspetti che sono fondamentali per i ragazzi, la possibilità di loro di crescere in autonomia, ma soprattutto la possibilità di riprenderci una dignità di adulti, dove dobbiamo dare al ragazzo la possibilità di rendersi responsabile di quelle che sono le azioni, certo, e come tale dare soprattutto un messaggio molto importante che prima ascoltando la canzone Caparezza è fondamentale oggi, cioè la chiave proprio per far capire ai ragazzi che ce la possono fare, proprio condividere con loro il fatto che sono capaci. Certo. Cosa che purtroppo oggigiorno non viene più. Sentono tutti inadeguati. Esatto. Anche perché c'è questo panorama, esatto, dei cosa social oggi, dove esatto, tutti sono fichissimi, tutti sono ricchissimi, tutti sono bellissimi. Tu fai fatica ad essere all'altezza sempre. Molto, molto. Tra l'altro. Magari fai il contrario, no? Esageri. Esatto. Esatto. Infatti, oggi viviamo d'estremi. Questi estremi che poi attraverso i social o la tecnologia nella quale poi siamo inseriti un po' tutti oggi, chi in maniera migliore e peggiore, perché comunque i nostri ragazzi i nati nel 2000 sono dei nativi digitali, quindi già sono inseriti, sono già là dentro, in un linguaggio, sì, ecco, mm, mediale, nel quale invece noi come immigrati, noi parlo della mia generazione, immigrati digitali, abbiamo esigenza di alfabetizzarci continuamente e costantemente, proprio per avere la possibilità di avere un maggiore controllo sui nostri ragazzi, che non inciampino in situazioni a volte anche rischiose su tutti i profili. Non si rendono proprio conto. No, non hanno. L'ultima, guardate, vi riporto questo dato che è recentissimo di studi, perché poi io tendo molto a rendere oggettivo quello che dico, perché spesso, sapete, si parla del psicologo, non l'astratto, ma sì, a volte, ma sì, questa è la psicologa, sì, che più o meno come la esatto, rendere oggettivo, e questo è un'esperienza che mi porto molto dalla psicologia giuridica, no? Perché poi per far credere al giudice o comunque dare dei dati al giudice sui quali poter ragionare e decidere, è importante rendere oggettivo quello che noi valutiamo. Gli ultimi studi, tra l'altro effettuati dall'ultima ricerca dell'Osservatorio Nazionale per i Bambini e l'Adolescenza del 2016, hanno rilevato che avendo fatto delle ricerche e delle interviste ai genitori, la percezione che i genitori hanno dei loro figli davanti al computer è completamente minima rispetto al rischio che loro hanno di incontrare o essere agganciati, ad esempio, da un pedofilo. Cioè, loro non ha, tra le varie opzioni, no? Quanto pensi che tuo figlio vada in rischi siti porno, oppure rischi di incontrare, ecco, filmati o immagini, quanto pensi che tuo figlio possa essere agganciato da un pedofilo via internet? Ecco, la maggior parte dei genitori, solo il 13% ha risposto che potrebbe essere agganciato da un pedofilo, e questo ci dà un panorama nazionale, perché comunque è stata una ricerca condotta a livello nazionale, che a me sinceramente preoccupa molto, perché se già un genitore non è in grado di avere una percezione rispetto ai rischi ai quali insomma il proprio figlio va incontro nella connessione continua ad una rete, è abbastanza preoccupante. Assolutamente. Tra l'altro, se parliamo per esempio di bullismo, il bullismo, esatto, c'è sempre stato, no? Sì. Più o meno, c'era quello un pochettino più, quello meno, però adesso il bullismo va su internet, sì, e diventa una gogna mediatica a cui si fa fatica a resistere. Tra l'altro, ecco, il bullismo in internet o cyberbullismo, sì, poi dalle nuove leggi e quant'altro, ha degli elementi ancora, diciamo, più forti sul piano dei danni che provoca. Perché? Perché a differenza del bullismo, che è comunque un'azione che viene effettuata tramite un contatto, che certo, però è un contatto che avviene solo nel contesto o scolastico o sociale, e quindi quello un contatto limitato, temporaneo. Quello su internet è 24 ore su 24, infatti non continuo. Si contano i suicidi rispetto
esatto, questa... è continuo, quindi l'esposizione è, diciamo, è altamente dannosa. Tra l'altro tutte le varie, tra virgolette, sindromi che stanno nascendo su un profilo proprio patologico, perché il rischio è che si trasformino poi in patologia, tipo la nomofobia, no? Quindi la possibilità o l'ossessività di non essere raggiungibili sul piano mediatico e quindi in internet, quindi la, l'angoscia della copertura, l'angoscia, esatto, della copertura della rete, non quindi il campo. Fatto che io, esatto, non prenda il cellulare, esatto, sì, perché poi sui piani cerebrali, i vari studi, gli ultimi studi, tra l'altro, uno ultimo che leggevo proprio ieri, si crea una dipendenza proprio, sì, è una dipendenza allo stato proprio riconosciuta, tra l'altro. È l'ultimo studio proprio che leggevo ieri, che è stato fatto all'Università di Indianapolis ed è stato presentato come lavoro presso il Congresso della Società di Radiologia a Chicago. Diceva questo in un gruppo di ricerca che hanno fatto da 18 ai 29 anni, quindi è un range comunque che comprende la fascia adolescenziale, ma pensiamo anche rispetto agli anni dei bambini più piccoli, quanti danni ulteriori ci potrebbero essere, in cui hanno valutato proprio tramite risonanza magnetica di ultima generazione, sì, simile alla PET, che le aree cerebrali di ragazzi che si esponevano almeno per 10 ore continuo ai giochi online, no? Il famoso mia. GTA che ha creato sì, l'impossibile, e soprattutto in America, dove è partito proprio l'allarme in maniera forte. Hanno notato che 10 ore almeno alla settimana di esposizione a questo gioco e di scene violente, perché poi GTA è un gioco in cui il protagonista principale è un criminale, è colui che uccide i poliziotti, sì, prende più punteggio, se uccidi la prostituta di passaggio, rubi la macchina, ecco, sì, sì. L'esposizione almeno a 10 ore, non neanche consecutive, 10 ore, se consideriamo che poi oggi i ragazzi in media in un pomeriggio ci possono stare anche avanti 4 ore consecutive, crea sui piani cerebrali un abbassamento proprio dei sistemi che regolano l'autocontrollo. Quindi vuol dire che queste aree corticali, ora non vado nello specifico neurofisiologico, non sono più attive, non c'è più il controllo e quindi l'aggressività diventa, certo, la modalità primaria di comunicazione. Tra l'altro i nuovi giochi, i videogiochi con la PlayStation 4, che ha avuto molto successo, perché la grafica ha permesso di identificare, esatto, in qualche modo. Quindi questi processi nella realtà vengono riproposti dai ragazzi che su piani neurofisiologici non hanno più la possibilità di controllarsi. Tra l'altro c'è anche altre ricerche che hanno evidenziato che c'è proprio un rimodellamento dei neuroni, che vuol dire che i neuroni che si sviluppano, quindi si modifica proprio qualcosa, sì, realmente, le aree corticali, quindi c'è più produzione della noradrenalina, che è il neurotrasmettitore primario che si attiva quando noi siamo sotto stress, funzioniamo come animali e come tali sui piani. Sì, e questi piani di ipervigilanza, isterismo, quindi battito cardiaco, la respirazione, quindi stare sempre allerta, è un dispendio, esatto, è un dispendio enorme per il nostro cervello, ma anche per il nostro fisico. È come se loro fossero 24 ore su 24 sempre allerta. Sempre, e questo dopo provoca disturbi dell'attenzione, dell'apprendimento. Si sono le giornate, esatto. bene, ecco. questo panorama ci siamo andati sulla per un pochino di musica e poi proviamo a dire invece che cosa possiamo fare concretamente, certo, noi adulti, perché qualcosa si può fare, si deve fare sicuramente. Quindi Cinzia, ci mandi una canzone che ci riprendiamo fiato.